Allora, l'argomento del giorno sono criteri utili per fare limiti di successione. I criteri che vedremo sono i criteri della radice del rapporto e quello che io chiamo il criterio rapporto-radice. Questi sono gli argomenti della mattinata. Criteri cosa vuol dire? Sono degli strumenti per calcolare dei limiti bypassando la definizione di limite, cioè senza dover fare la storia dell'epsilon, dell'M, dell'N0, eccetera, eccetera. Quindi i criteri dicono devi fare un limite, fai tutt'altro, e poi sulla base del risultato di quel tutt'altro, magari hai una risposta alla domanda alla quale volevi rispondere. Parto subito con gli enunciati, poi faremo un po' di commenti, faremo la dimostrazione e poi prima o poi faremo gli esempi. Criterio della radice. Criterio della radice. Radice è un'abbreviazione di radice ennesima, non di radice quadrata. Cosa dice il criterio della radice? Dice sia con n una successione con a con n maggiore o uguale di 0 definitivamente. Quindi c'è questa ipotesi che non diventi mai negativa, almeno da un certo punto in poi. Supponiamo che esista il limite per n che tende a più infinito di radice ennesima di a con n. E questo sia un certo L. Un certo L può essere L. Può essere un numero reale maggiore o uguale di 0, oppure L uguale a più infinito. Certamente non può venire un numero negativo, visto che A con N è maggiore o uguale di 0. Oh, questa radice ennesima giustifica il nome del criterio. Allora, ci sono tre casi. Se L è maggiore di 1, allora A con N tende a più infinito. Se L è minore di 1, allora A con N tende a 0. Se L è uguale a 1, questo lo scrivo esplicitamente, allora boh. Cosa vuol dire boh? Vuol dire che il criterio è fallimentare, non si può dedurre nulla. Boh vuol dire non si può dire niente. Non si può dire nulla di A con N, o perlomeno del suo limite. Quindi, guardiamo un attimo questo criterio dall'alto. Cosa dice questo criterio dall'alto? Devo fare il limite di A con N. Non lo so fare. Provo a fare il limite della radice ennesima di A con N. Mettiamo che questo lo sappia fare. E che venga 14. È venuto 14, 14 maggiore di 1, allora A con N tendeva a più infinito. È venuto un mezzo più piccolo di 1, allora tendeva a 0. Viene 1, questo limite è andata male, bisogna inventarsi qualcos'altro. Questo è operativamente come funziona il criterio della radice. Criterio del rapporto. Criterio del rapporto. Cosa dice il criterio del rapporto? Sia A con N, inizia come l'altro, una successione con A con N, questa volta strettamente maggiore di 0, definitivamente. Supponiamo che esista, questo supponiamo che esista uccide sempre il caso 4, cioè se quel limite non esiste allora non si applica. Supponiamo che esista il limite per n che tende a più infinito, insomma si chiama criterio del rapporto per un motivo, perché quello di cui si fa il limite è il rapporto, è a n più 1 diviso a con n, questo è il rapporto tra due termini consecutivi. E supponiamo che venga L come sopra. Come sopra, questo limite, se esiste, viene o un numero reale maggiore o uguale di 0, oppure più infinito. Allora, stesse conclusioni della radice. Cioè,
se L è maggiore di 1, il limite iniziale faceva più infinito, se L è minore di 1, il limite iniziale faceva 0, se L è uguale a 1, allora boh, bisogna inventarsi qualcos'altro. L'ultimo criterio che vi enuncio è il criterio rapporto radice, e dice sostanzialmente questa cosa qua. Supponiamo che io faccia la radice, faccia il limite della radice e mi viene 1. Allora sono nel caso boh, mi devo inventare qualcos'altro. Cosa faccio? Faccio il criterio del rapporto con la speranza che mi venga diverso da 1? No, perché il criterio rapporto radice dice questa cosa qua. Criterio rapporto radice. Criterio rapporto radice. Allora, criterio rapporto di sia una, la partenza è la stessa, potrei addirittura ricopiarlo, la partenza è la stessa del criterio del rapporto, quindi sia con n una successione con a con n maggiore di 0 definitivamente. Supponiamo che esista il limite del rapporto. Supponiamo che esista il limite per n che tende a più infinito di a n più 1 diviso a con n e che questo faccia n. Oh, tra l'altro questa ipotesi di essere strettamente maggiore di 0 è quella che permette di dividere per a con n. In realtà basterebbe diverso da 0, però perché valga il criterio serve la disuguaglianza stretta, non semplicemente il diverso. E anche questo come sopra. Come sopra. Allora, anche il limite per n che tende a più infinito della radice ennesima di a con n è uguale a L, lo stesso L di sopra. Lo stesso L di sopra. Oh, allora, una piccola osservazione su questo criterio rapporto radice. Intanto giustifica il nome, no? Rapporto radice. Dice quello che viene rapporto. Se il rapporto viene qualcosa, la stessa cosa viene alla radice. Questo giustifica il nome rapporto radice. È diverso dagli altri due criteri. Gli altri due criteri dicono guarda il limite del rapporto, guarda il limite della radice e deduci qualcosa su a con n. Qui su a con n non deduco niente. Deduco che se il rapporto viene 3, la radice tende a 3. Se il rapporto tende a 5, la radice tende a 5. Se il rapporto tende a 1, la radice tende a 1, questo funziona anche per L uguale a 1. Quindi osservazione, l'ultimo criterio, osservazione, il rapporto radice funziona anche per L uguale a 1, funziona anche per L uguale a 1 e non dà nessuna informazione e non riguarda il limite di a con n, il limite per n che tende a più infinito di a con n, cioè non lo riguarda, ma in realtà lo riguarda, perché se questo rapporto viene 8 allora la radice tende a 8 e la successione tende a più infinito per il criterio del rapporto normale, non per il rapporto radice. Però se questo rapporto tende a 1, la radice tende a 1, nonostante il boh che c'è sulla successione con n. E va bene. Adesso cosa facciamo? Beh, vi faccio intanto un paio di esempi per mostrare l'ottimalità, diciamo, esempi che mostrano per l'ottimalità degli enunciati, per l'ottimalità degli enunciati. Degli enunciati. Beh, che ne so, prendiamo la successione a con n uguale n quadro. Se noi prendiamo la successione a con n uguale n quadro, 1, allora è chiaro che a con n tende a più infinito banalmente, ma se faccio il rapporto
se io faccio il rapporto a n più 1 diviso con n, questo cosa fa? Questo è n più 1 al quadrato diviso n quadro, questo è n quadro più 2n più 1 diviso n quadro, tende a 1. Quindi dal criterio del rapporto cosa dovrei dire? Dirai, boh, quindi il criterio del rapporto non mi aiuterebbe a dimostrare che questa successione tende a più infinito. Quindi il criterio del rapporto in questo caso non aiuta. In questo caso non aiuta. La radice che cosa fa? La radice ennesima, analogamente, se faccio la radice ennesima di A con N, questa è la radice ennesima di N quadro, questo bene o male l'abbiamo visto la volta scorsa, è la radice ennesima di N al quadrato, e questo tende a 1, come potevamo aspettarci, se il rapporto tende a 1, la radice ennesima tende a 1 per il criterio del rapporto alla radice. Quindi questo qui non aiuta niente, il criterio, né il criterio del rapporto né il criterio della radice aiuterebbero a fare questo semplice limite. 2. Un altro esempio in cui non aiutano niente è 1 su n quadro. Ora A con n tende a 0, ma i criteri ugualmente non aiutano. I criteri non aiutano. E il terzo esempio che vi faccio è un esempio che mostra che non esiste un criterio. Questo è il rapporto radice. Se il rapporto tende a L, la radice tende a L, ma non vale viceversa. Quindi il terzo esempio dice, può succedere che la radice ennesima di A con N tenda ad un certo limite L, ma A con N più 1 diviso A con N non ha limite. Può succedere che il rapporto tenda a un limite diverso da L? No, perché se tendesse a 25, anche la radice tenderebbe a 25. Quindi, se questo qui ha un limite, il limite è lo stesso. Però può succedere che non ce l'abbia. E l'esempio è abbastanza semplice. Se io prendo A con N uguale a una successione che alterna 1, 2, 1, 2, 1, 2, e così via. Se noi prendiamo questa successione, il rapporto come è fatto? Se io faccio N più 1 diviso A con N, cosa diventa? Al primo passaggio è 2 diviso 1, al passaggio successivo è 1 diviso 2, poi 2 diviso 1. Quindi questo qui non ha limite. E se faccio la radice ennesima di A con N, a cosa tende la radice ennesima di questa successione? A 1, perché? D'altra parte, 1 minore o uguale di A con N, minore o uguale di 2 per ogni N, quindi se faccio radice ennesima a destra e a sinistra, 1 minore o uguale di radice ennesima di A con N, minore o uguale di radice ennesima di 2, e quindi da qui concludo con i carabinieri, radice ennesima di 2 tende a 1, l'abbiamo vista la volta scorsa, 1 tende a 1, e quindi la radice ennesima di A con N tende a 1. Questi sono esempi che mostrano che il criterio radice rapporto radice è ottimale, nel senso che non esiste un criterio radice rapporto. Cioè può essere che la radice tenda a 25 o a 1 come in questo caso, ma il rapporto non ha limite. Però il rapporto non può avere limite diverso. Osservazione, questa è facile. Il rapporto non può avere limite diverso da quello della radice. E va bene. Adesso facciamo la dimostrazione di questi criteri, perché usa delle idee che abbiamo già visto precedentemente. Allora, facciamo quella facile, la dimostrazione della radice. Prima di fare la dimostrazione, vi faccio
No, facciamo una dimostrazione. Poi vi faccio il vero enunciato, però intanto facciamo una dimostrazione. Allora, capite che ci sono almeno due casi, perché c'è il caso in cui il limite della radice è maggiore di 1 e c'è il caso in cui il limite della radice è minore di 1. Quindi devo fare separatamente i due casi. Quindi faccio il caso, supponiamo, facciamo il caso L maggiore di 1. Quindi l'ipotesi è che radice ennesima di A con N tende a un certo L maggiore di 1. La tesi è che A con N tende a più infinito. Allora, di solito uno fa questo disegno. Qui c'è 1, qui c'è L. In realtà dovrei fare due sottocasi. Dovrei fare il sottocaso in cui L è un numero reale e il caso in cui L è più infinito. Però capirete molto facilmente che sono sostanzialmente la stessa cosa. Ditemi un tizio che sta in mezzo tra 1 ed L. Che ne so, la media, L più 1 mezzo. Allora, dall'ipotesi cosa segue? Dall'ipotesi segue che la cosa fondamentale è quella che ho fatto, piazzare un tizio in mezzo tra 1 e L. Dall'ipotesi segue che radice ennesima di A con N è maggiore o uguale di L più 1 mezzi, definitivamente. Ci siamo su questo? Perché dal momento che tende a L, definitivamente supera questa barriera sotto. Quindi, se elevo tutto alla N, e posso farlo perché elevare alla N sui positivi, sui non negativi, è un'operazione monotona, quindi conserva i versi, e praticamente ho finito. Perché? Perché adesso questa cosa qui a destra cosa tende? Questo è un esponenziale con base maggiore di 1, quindi tende a più infinito. Questo tende a più infinito perché è esponenziale con base maggiore di 1. E quindi questo qui, che era sotto, A con N tende a più infinito pure lui per confronto. Quindi sostanzialmente il criterio della radice, almeno in questo caso, è una banale applicazione del criterio del confronto. Se L era più infinito, cosa facevo? Se L era più infinito, invece di partire da radice ennesima maggiore di L più 1 mezzi, partivo da radice ennesima maggiore di 2014 e andavo avanti uguale. Anche questa vale definitivamente. Allora, se radice ennesima di A con N tende a più infinito, partivo da radice ennesima di A con N maggiore o uguale di 2014 definitivamente e procedevo allo stesso modo. Ci siamo? Questo è il primo caso, quindi è sostanzialmente una conseguenza del confronto. Facciamo il secondo caso, il caso L minore di 1. E ovviamente L è maggiore o uguale di 0, perché? Quindi l'ipotesi è che radice ennesima di A con N tende a un numero L minore di 1. La tesi è che A con N tende a 0 in questo caso. Com'è la situazione? La situazione è un po' come quella di prima. Qui c'è L, qui c'è 1, ora L è più piccolo di 1, ditemi un tizio che sta in mezzo, beh, questa volta L più 1 mezzi sta in mezzo, ma è più piccolo di 1. Allora, siamo, diciamo, dall'ipotesi, radice ennesima di A con N, abbiamo detto che è minore o uguale di L più 1 mezzi, definitivamente, perché sta tendendo a questo valore qui, soliti discorsi stile permanenza del segno. Quindi A con N minore o uguale di L più 1 mezzi alla N, non mi basta una disuguaglianza da una parte, ma
c'ho anche quella dall'altra parte, proprio per ipotesi, cioè per ipotesi, cioè tra le ipotesi c'era anche che con n fosse maggiore o uguale di 0. Questa è sempre per ipotesi, questa è sempre per ipotesi. E capite che ho finito anche in questo caso, perché questo tende, adesso un esponenziale con base minore di 1, questo tende a 0 perché la base è minore di 1, questo è 0 e quindi tende a 0, e questo che ci sta in mezzo per i carabinieri tende a 0. Carabinieri. Ci siamo? Questa è la dimostrazione del criterio della radice. Una piccola osservazione alla dimostrazione. La piccola osservazione è questa. Osservazione. Il vero enunciato. Il vero enunciato è il seguente. Cioè, in realtà quello che abbiamo dimostrato è un enunciato più forte di quello che vi avevo dato prima. Ma è questo l'enunciato. Se esiste una costante m maggiore di 1, tale che radice ennesima di a con n maggiore o uguale di m definitivamente, allora a con n a cosa tende? Faccio la potenza ennesima, diventa a con n maggiore o uguale di m alla n, base maggiore di 1, questo tende a più infinito. Questo è in realtà il primo caso. Se invece esiste una costante m minore di 1, tale che radice ennesima di a con n è minore o uguale di m definitivamente, allora a con n tende a 0. Ovviamente il tutto è nell'ipotesi che a con n sia maggiore o uguale di 0, se no neanche possiamo parlare di radice ennesima. Quindi se la radice ennesima è maggiore o uguale di una costante maggiore di 1 definitivamente, allora a con n tende a più infinito. Se esiste una costante minore di 1 tale che vale questa, allora a con n tende a 0. Questo è quello che abbiamo dimostrato. È chiaro che se il limite è più grande di 1 siamo nel caso di sopra, se il limite è più piccolo di 1 siamo nel caso di sotto. E questo è quello che abbiamo usato strada facendo. Adesso facciamo la dimostrazione del rapporto. Servirebbe veramente dimostrare il criterio del rapporto? Adesso io ve lo dimostro, però in realtà non servirebbe a niente dimostrarlo. Basterebbe che dimostrassi il rapporto radice, giusto? Perché una volta che ho dimostrato il rapporto radice, se il limite del rapporto è maggiore di 1, il limite della radice è lo stesso, quindi è maggiore di 1, e quindi con una catena di due passaggi arriverei. Però ve lo dimostro lo stesso, perché l'idea che serve per fare il rapporto è più semplice di quella che serve per fare il rapporto radice, quindi sarebbe comunque un passaggio necessario. Quindi facciamo la dimostrazione del rapporto. Adesso è un po' più complicata la dimostrazione del rapporto, ma non tantissimo. L'idea, dimostrazione del rapporto. Dimostrazione del rapporto. Allora, l'ipotesi, anche il rapporto vale in questa ipotesi più debole che vi ho scritto sopra, quindi usiamo queste come ipotesi. Allora, caso 1, caso, anche questa qui la dividiamo in caso 1 e caso 2. Caso 1 sarebbe il caso in cui il limite è maggiore di 1. Quindi l'ipotesi la scriviamo come ipotesi: esiste una costante m maggiore di 1 tale che radice ennesima di, no, che radice ennesima, tale che a n più 1 diviso a con n maggiore o uguale di m definitivamente. E la tesi è che a con n tende a più infinito. Ovviamente c'è come ipotesi anche che a con n sia strettamente positivo. Allora, l'ipotesi, per ipotesi, esiste un n0 in n tale che a n più 1 diviso a con n maggiore o uguale di m per ogni n maggiore o uguale di n0. Ho riscritto l'ipotesi specificando questo n0. Adesso da questa cosa segue? Fatemi fare qualche passaggio, ve lo scrivo qui, cambio colore per dire che quello che sto per scrivere non serve ai fini della dimostrazione, però
e serve per far capire l'idea. Quindi è in un certo senso la brutta della dimostrazione. Cosa mi dice questo? Mi dice che a n0 più 1 è maggiore o uguale di m a n0. Vi torna questo? An0 più 1 diviso an0 è maggiore o uguale di m. Porto di là, perché posso portare di là impunemente, perché è strettamente positivo. Quindi siamo qua. Il passaggio successivo, cosa posso dire di an0 più 2? Maggiore o uguale di m a n0 più 1, ma quindi è maggiore o uguale di m quadro a n0. Avete capito cosa succede? A ogni passaggio, man mano che passo da un termine al successivo, è come se moltiplicassi per m. An0 più 3, An0 più 3 è maggiore o uguale di m a n0 più 2, che è maggiore o uguale di m cubo a n0. Vi tornano questi passaggi? Sto scrivendo le frazioni e moltiplicando per il denominatore. Allora, da qui per induzione cosa otterrò? Per induzione dimostro che, ditemi cosa verrà per induzione. An0 più un certo k maggiore o uguale di m alla k per an0. Questo per ogni k in n. Questo lo lascio da fare per esercizio, ma è una stupidaggine per induzione partire da questa. Cioè, fatemelo riscrivere in un'altra maniera, cioè an è maggiore di m alla n meno n0 per an0, definitivamente. È la stessa cosa, no? Se n0 più k lo chiamo n, a quel punto k è n meno n0. Cioè, e lo riscrivo per la terza volta in una maniera equivalente, a con n maggiore o uguale di m alla n per an0 diviso m alla n0. Avete capito cosa voglio fare adesso? Questo qui a cosa tende? Questo tende a più infinito perché è un esponenziale con base maggiore di 1. Questo che cos'è? Questo? Questa è una costante positiva. Questa è una costante positiva e questo se ne va dietro. E questo se ne va dietro più infinito senza problemi, per confronto a 2. L'altro caso è esattamente l'analogo, ve lo accenno semplicemente. Caso 2, l'ipotesi è che esiste una costante m minore di 1, fatemela scrivere subito con n0, esiste n0 in n, tale che an più 1 diviso a con n minore uguale di m per ogni n maggiore uguale di n0. Ho riscritto l'ipotesi già nella forma più completa. La tesi è che a con n tende a 0. E la dimostrazione è la stessa, semplicemente questa disuguaglianza viene dalla parte opposta. Dall'ipotesi per induzione cosa seguirà ora? Che a con n è minore o uguale, è la stessa cosa, semplicemente col minore o uguale, di m alla n per a n0 diviso m alla n0. E d'altra parte è maggiore o uguale di 0 per ipotesi, addirittura maggiore stretto, ma chi se ne frega, se è maggiore stretto è maggiore o uguale. E la conclusione è la stessa di prima, perché 0 tende a 0, questo qui tende a 0 perché adesso la base è minore di 1, questa è una costante positiva, e quindi a con n che ci sta in mezzo, tende a 0. E questa è la dimostrazione del rapporto. Quindi l'unica idea è che c'è questo passaggio iterativo. Diciamo,
dal rapporto per induzione segue una stima con un esponenziale. Questa è l'idea che ci sta sotto il rapporto. Ed è la stessa idea che sta sotto il rapporto radice, ma il rapporto radice richiede un passaggio in più. Questa è la prima dimostrazione a due step che vedremo. Quindi il rapporto radice è un salto di qualità nella complessità della dimostrazione. Quindi dimostrazione del rapporto radice. E questa qui probabilmente è la prima volta che la vedete, una cosa di questo tipo. È una dimostrazione a due step. È chiaro, poi proseguendo negli studi vedrete dimostrazioni a tre, a quattro step. Però questa è una dimostrazione a due step. Dimostrazione del rapporto radice. Allora, cosa dice? Facciamo un caso, ci sarebbero vari casi. Ci sarebbero vari casi. Facciamo il caso, facciamo solo il caso più difficile. Fatto questo, gli altri capite facilmente come si aggiustano. Facciamo solo il caso in cui L sta tra 0 e più infinito. 0 escluso, più infinito escluso. Resterebbero L uguale a 0. Resterebbero L uguale a 0 e L uguale a più infinito da fare. Ma questi qui sono più semplici. Vi faccio questo qui perché in un certo senso è quello più complesso. Allora, qual è la situazione? Voglio dimostrare, per ipotesi, che cosa dice l'ipotesi? L'ipotesi è che il rapporto a n più 1 diviso con n tende ad L. Questa è l'ipotesi. La tesi è che la radice ennesima di a con n tende allo stesso L. Tende allo stesso L. Allora, cosa faccio? Qui c'ho 0, qui c'è L. Cos'è la tesi? Per ogni epsilon, fisso epsilon, questo è L meno epsilon e questo è L più epsilon. La tesi è che definitivamente la radice ennesima se ne sta qui dentro. Ci siamo? Per ogni epsilon, definitivamente la radice ennesima sta tra L meno epsilon e L più epsilon. Capite che se L fosse 0 non avrei da dimostrare il maggiore di L meno epsilon, quello sarebbe gratis. Se L fosse più infinito ci avrei una M, insomma sarebbe un po' diverso, però questo è il vero caso. Allora, per ipotesi uno dice il rapporto sta qui dentro. Ah, troppo facile, perché invece la dimostrazione è a due step. Quindi per ipotesi, qui bisogna fare questo trucco. Qui c'è L più epsilon mezzi, e qui c'è L meno epsilon mezzi. E qui sta il trucco del doppio passaggio. Per ipotesi, esiste un N1 in N, tale che, il rapporto sta tra L meno epsilon mezzi, minore uguale del rapporto a n più 1 diviso con n, minore uguale di L più epsilon mezzi, questo definitivamente per ogni n maggiore uguale di n1. Diciamo, il rapporto tende a L, quindi definitivamente sta in questo intornino qua. Quello con epsilon mezzi, non quello con epsilon, quello con epsilon entrerà in gioco dopo. Quindi per ipotesi esiste N1 tale che succede questo. Ragionando come prima, per induzione otteniamo che A con N dove sta? A con N è minore uguale di che cosa diventava? L più epsilon mezzi alla n. Questo L più epsilon mezzi chi sarebbe? Sarebbe quello che una volta si chiamava m. Quindi otteniamo questa cosa qui con, da una parte e dall'altra, con m uguale L più epsilon mezzi e L meno epsilon mezzi. Quindi per a n1 diviso L più epsilon mezzi alla n1. E qui dalla stessa parte la stessa cosa con il meno. L meno epsilon mezzi
alla n per a n1 diviso l più epsilon mezzi alla n1. Adesso questo lo trascino indietro e qui c'è minore uguale. Adesso faccio la radice ennesima a destra e a sinistra. Faccio la radice ennesima ovunque. La radice ennesima. Ho cannato qualcosa? Sì. Cosa ho cannato? Questo è? E un meno. Questo è un meno. Adesso faccio la radice ennesima ovunque. Cosa diventa? Radice ennesima di a con n. Radice ennesima di a con n. Minore uguale. La radice ennesima mi manda via questa cosa qua, quindi qui ottengo l più epsilon mezzi. E qui ottengo la radice ennesima di quella roba lì. Ottengo la radice ennesima di a n1 diviso l più epsilon mezzi elevato alla n1. E qui la stessa cosa. Qui ottengo l meno epsilon mezzi per la radice ennesima di quella porcheria lì. Adesso esaminiamo cosa succede quando n tende a più infinito. E qui vi voglio un attimo. Cosa succede quando n tende a più infinito? A cosa tende tutto ciò? Allora, che cosa abbiamo qua? N più epsilon mezzi, questa è una costante, è un numero. Quindi questo qui è una costante e non rompe. Questo è radice ennesima di una quantità fissa e quindi tende a 1. Ci siamo? Questo tende a 1. Perché tende a 1? Perché l'abbiamo dimostrato l'altra volta. Questo qui è radice ennesima di una costante. E radice ennesima di una costante tende a 1. Questo, idem, questo tende a 1 perché è radice ennesima di una costante. Adesso c'è il solito cancro delle dimostrazioni sui limiti. Cos'è il cancro delle dimostrazioni sui limiti? Tutta questa roba qui a destra, cosa tende? Tende a L più epsilon mezzi. Tutta questa roba a sinistra, cosa tende? Tende a L meno epsilon mezzi. E questo che è in mezzo, i carabinieri funzionano solo se a destra o a sinistra c'è la stessa cosa. Capite che c'è un problema. Cioè, io vorrei fare i carabinieri. Fino adesso me la sono cavata con i carabinieri. A destra tendeva una cosa, a sinistra tendeva un'altra, e quindi tendeva la stessa, e quindi in mezzo tendeva alla stessa cosa. Adesso c'ho una cosa a destra e una cosa diversa a sinistra. E questo qui, quindi, per quanto ne so, potrebbe non avere nemmeno limite. Allora, adesso questo qui osserviamolo. Allora, si vede facilmente, abbiamo dimostrato che, e così introduco una nuova notazione che useremo parecchie volte. Cosa vuol dire quando scrivo RHS? Questa è una cosa che non so bene tradurre in italiano, diciamo, il termine a destra, non so come si dice in italiano, si dice, membro destro non lo voglio usare, membro destro, membro sinistro, chiamiamolo right hand side e left hand side, perché una terminologia migliore non mi viene in mente. Allora, right hand side tende a L più epsilon mezzi, il left hand side tende a L meno epsilon mezzi, ma questo non basta per garantire il limite del, come lo chiamiamo, quello centrale, con un po' di abuso di notazione lo chiamiamo il central and side, diciamo il termine centrale della catena di disuguaglianza. Allora, adesso vi ho fatto vedere che c'è un problema. Come l'aggiustiamo? L'aggiustiamo così.
Il right hand side tende a L più epsilon mezzi, giusto? Ma una cosa che tende a L più epsilon mezzi, ci siete che definitivamente sta sotto L più epsilon? E questo qui è il trucco del due step. Cioè, c'è la prima lama che solleva il pelo, no, è la seconda che lo taglia. Diciamo, la prima lama lo fa andare verso epsilon mezzi, e andando verso epsilon mezzi starà sotto L più epsilon. È fondamentale aver scelto quell'epsilon mezzi prima. E allora, adesso la diciamo bene, tuttavia, per definizione di limite, tuttavia, avremo che right hand side minore uguale di L più epsilon definitivamente e analogamente left hand side maggiore uguale di L meno epsilon definitivamente. Quindi, in conclusione, cosa succede in conclusione? Succede che L meno epsilon, minore uguale di radice di n-esima di a con n, minore uguale di L più epsilon, definitivamente, che è quello che volevo. Quindi, ricapitolando, che cosa ho combinato? Io per ipotesi ci avevo che il rapporto tendeva a L. La tesi era che la radice ennesima tendeva a L. Fisso epsilon, quindi la dimostrazione ha due passaggi. Fisso epsilon. Adesso uso l'ipotesi non con epsilon, ma con epsilon mezzi. Quindi il rapporto definitivamente sta tra L meno epsilon mezzi e L più epsilon mezzi, nella zona, diciamo, rosa. Dal rapporto ottengo questa stima a destra e a sinistra, iterandola per induzione, esattamente come si faceva nella dimostrazione precedente. Faccio la radice ennesima e arrivo qua. Quando arrivo qui è quasi gol. Perché è quasi gol? Perché il right hand side tende a L più epsilon mezzi, sfruttando il fatto che abbiamo visto la volta scorsa della radice ennesima di una costante. Il left hand side tende a L meno epsilon mezzi. Ma questo non basta per i carabinieri. Non basta per i carabinieri, però mi garantisce quello che volevo. Se tende a L più epsilon mezzi, che sta qui, definitivamente sta sotto L più epsilon. E analogamente dall'altra parte. Quindi la radice ennesima è costretta a stare in questa zona, definitivamente. E questo completa la dimostrazione della radice. Visto che c'è ancora un 3 minuti di tempo, vi dimostro qualche caso del teorema algebrico della somma, che sono molto più semplici. Vediamo qualche caso del teorema algebrico. Vediamone se riesco a farvene due semplici, è già un vantaggio. Se A con n tende a infinito reale e B con n tende a B infinito reale, allora A con n più B con n tende ad A infinito più B infinito. Perché vi voglio far vedere questo trucco dell'epsilon mezzi come funziona anche qui. Allora, dimostrazione in brutta. La dimostrazione in brutta, come la fa uno la dimostrazione in brutta? Uno dice devo fare A con n più B con n meno A infinito più B infinito. E voglio sperare che questo qui sia più piccolo di epsilon. Questo è quello che vorrei, no? Allora, uno questo come lo scrive? Questo lo scrive come A con n meno A infinito più B con n meno B infinito. Questo è minore uguale di A con n meno A infinito più B con n meno B infinito per proprietà dei valori assoluti. E allora uno cosa fa? Dice se questo fosse più piccolo di epsilon mezzi e questo fosse più piccolo di epsilon mezzi avrei che questo qui è più piccolo di epsilon.
Questa è come uno si fa la dimostrazione in brutta. Quando uno va a scrivere la dimostrazione in bella, dimostrazione ufficiale, dimostrazione vera, allora uno cosa dice? Dice, devo dimostrare che per ogni epsilon maggiore di 0 si ha a con n più b con n meno a infinito più b infinito minore o uguale di epsilon. Per definizione di limite su a con n, b con n, a con n e b con n, o che a con n meno a infinito, questa è minore uguale di epsilon mezzi, definitivamente, e bn meno b infinito, minore uguale di epsilon mezzi, definitivamente. Cioè io voglio ottenere epsilon alla fine, e allora mi gioco epsilon mezzi sulle due singole. Mi gioco epsilon mezzi sulle due singole, e cosa ottengo? Ma allora, quindi... E quindi adesso faccio questa disuguaglianza qua. Concludo come sopra. Quindi, a con n meno b con n, a con n più b con n meno a infinito più b infinito, minore uguale di a con n meno infinito più b con n meno b infinito, e questo è minore uguale di epsilon mezzi più epsilon mezzi, che è uguale a epsilon definitivamente. Oh, solo un commento, che cosa ho usato qui? Valore assoluto di x più y minore uguale di valore assoluto di x più valore assoluto di x, che poi sia più o meno la stessa cosa, no? Perché tanto chiamo y, chiamo meno questo, e il suo valore assoluto è esattamente questo. Cioè, cosa voglio dire? Questo è il trucco di, voglio ottenere una epsilon alla fine, mi gioco l'epsilon mezzi sulle due componenti. Questa è una delle tante, poi se qualche volta avremo qualche scampolo di tempo, vedremo qualche altro caso, vedremo, che ne so, il caso con il prodotto, se a con n tende a infinito e b con n tende ad infinito, allora il prodotto tende, però sono sempre tutti giochini di questo tipo qua. Va bene, la prossima ora impariamo a usare i criteri visti sopra.